25 agosto 1930, nasce l'attore scozzese Sean Connery. Cresciuto in una famiglia operaia, dopo 3 anni nella Royal Navy e una serie di lavori saltuari, grazie al bodybuilding diventa un modello. Nel 1962 viene scelto per il ruolo di James Bond, agente 007 al servizio di Sua Maestà, nell'adattamento cinematografico delle spy stories create dallo scrittore inglese Ian Fleming. L'immenso successo del film e dei suoi immediati sequel, Dalla Russia con Amore, Goldfinger, lanciano il personaggio ed il suo interprete nel jet set internazionale. Connery accetta comunque altri ruoli, come nel thriller psicologico di Alfred Hitchcock, Marnie, e nel colossal Assassinio sull'Orient Express. Star indiscussa anche nei decenni successivi, Il nome della rosa, Gli intoccabili, Indiana Jones, alcuni dei titoli più celebri, nel 2000 viene nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II. Unico tra gli attori della sua generazione, dopo i 60 anni si cimenta in parti di forte fisicità. Ma tra i suoi leggendari no, c'è il ruolo da protagonista in Die Hard, Duri a morire. Bruce Willis ringrazia. Uomo di grande fascino, dal carattere solitario, dalla complessa personalità, collezionista di libri antichi, appassionato sostenitore dell'indipendenza scozzese, Sean Connery muore il 31 ottobre 2020 all'età di 90 anni. Probabilmente indossa lo smoking con il suo inimitabile stile.